Salve a tutti ragazzi e benvenuti nel video acquisti Lucca Comics and Games 2017 e anche del mese di ottobre. Sigla! Ragazzi, prima che inizi il video vero e proprio, vi volevo invitare, prima o dopo la visione di questo video, a passare da uno degli ultimi video che ho caricato, che sono le mie impressioni personali sul film La forma della voce, A Silent Voice, che è uscito al cinema verso fine ottobre e di cui ho caricato appunto le mie impressioni. Purtroppo ho avuto la conferma da più persone che i feed riguardanti questo video non sono arrivati e mi dispiace perché è un video a cui tengo abbastanza, e quindi se dopo la visione di questo video ci volete passare, io vi metto il video nelle schede e in descrizione. Bene ragazzi, siamo arrivati al fatidico video acquisti del Lucca Comics di quest'anno. Allora, c'è un bel po' di roba perché c'è anche il mese di ottobre, quindi direi di partire subito a breve, anche se prima vi vorrei spendere un attimo due parole su come è stato questo Lucca Comics 2017. Allora, come avrete visto nel vlog che è uscito qualche giorno fa, mi sono divertito abbastanza, nonostante la pioggia, insomma, andare comunque a Lucca Comics è sempre qualcosa di che ti lascia un'emozione dentro. Ogni anno è sempre un'emozione diversa, ma che comunque è sempre parecchio, parecchio bello. Inoltre quest'anno è stato il mio primo anno da cosplayer, attenzione, ho fatto infatti il cosplay di Monkey D. Ruffy, che Rabben, insomma, avete capito, ed è stato molto divertente quando la gente ti fermava per chiederti una foto, oppure quando trovavi altri membri della tua ciurma che ti salutavano, oppure nemici di Cappello di Paglia che ti facevano battute, insomma è stato parecchio divertente anche fare un cosplay. Ma adesso non perdiamoci ulteriormente in chiacchiere, perché so che siete curiosissimi di sapere che cosa ho acquistato a questo Lucca Comics, e quindi direi di incominciare subito. Partiamo con One Punch Man, il volume 10. Mi sta piacendo sempre di più, ragazzi, scorre davvero molto velocemente, mi piace molto leggerlo, me lo riesco davvero a gustare come manga. Straconsigliato a tutti se non avete visto, se avete visto l'anime, state aspettando magari la seconda stagione, mi raccomando prendete il manga perché a me sta piacendo davvero tanto, quindi non so davvero che dirvi. Per ora ha davvero dei voti positivi per me. Eccolo qua. Proseguiamo con il volume 3 di Dragon Ball Super. Allora ragazzi, è Dragon Ball Super, sappiamo che non è ai livelli della serie originale di Akira Toriyama, però tutto sommato io almeno la riesco a leggere, almeno qua c'è gran parte della saga di Black, pertanto secondo me, io non l'ho vista tutta la saga di Black dell'anime, però mi pare anche abbastanza diversa, cioè almeno la storia è strutturata in modo un po' diverso rispetto all'anime. Perché l'ho letto e mi è piaciuto comunque questo volume qua. Sappiamo tutti che Dragon Ball Super non è a sti gran livelli, però io lo prendo ovviamente perché sono fan della saga. Quindi eccolo qua. Ora ragazzi, passiamo a una nuova serie che ho iniziato, di cui è uscito il primo volume a inizio ottobre, di cui è uscito il 2 perché è già uscito il secondo durante il Lucca Comics per l'appunto. E sto parlando di Medaka Box. Allora ragazzi, questa serie l'avrei già voluto iniziare tempo fa, anni addietro, quando avevo iniziato a prendere i miei primi manga, perché avevo visto le varie anteprime su riviste, su varie cose, però alla fine non mi ero mai deciso a prenderla e sono felice che la J-Pop l'abbia ristampata, perché come molti saprete, prima questo manga era edito dalla GP Manga, che l'aveva portato sì a termine, però era un'edizione un po' più così, insomma, adesso che c'è i diritti la J-Pop l'ha ristampato in questa nuova edizione che a me tra l'altro ragazzi piace davvero tanto, e ci sono anche all'interno due pagine a colori, ecco qua la seconda. E questo, diciamo ragazzi, che è un volume abbastanza introduttivo, che ti introduce un po' i personaggi, le varie vicende che ci saranno, infatti ci sono... la maggior parte dei capitoli sono autoconclusivi in questo volume qua. Però io do molta fiducia all'autore, che è Nisi Oisin, di cui ho letto questo che avevo fatto vedere. Intanto cadono cose. Questo di cui avevo fatto vedere il mese scorso, che era Death Note Another Note Serial Killer di Los Angeles, che appunto la storia è sua. E
mi era piaciuto, mi è piaciuto tantissimo, ragazzi. Quando ve l'avevo mostrato non l'avevo ancora finito, ma è davvero un libro bomba su Death Note, quello lì, quindi confido molto sull'autore, di cui che tra l'altro ha una discreta fama. Ora, ragazzi, passiamo a una delle mie serie preferite negli ultimi mesi, mi sta davvero piacendo tantissimo, ho trovato pochi altri manga che mi hanno appassionato così tanto, e sto parlando di Billy Bat. Ho preso il volume 9 e il volume 10. Alcuni avvenimenti realmente accaduti, raccontati sotto il punto di vista di Naoki Urasawa, rendono questo manga qualcosa di... Non ci sono parole, a me piace davvero, davvero tanto. È finito in Italia e non vedo l'ora di finirmela anch'io, perché è finita qualche mese fa. Io, ragazzi, ve la straconsiglio se volete iniziare qualcosa di Naoki Urasawa, sebbene questo sia il suo più recente. Questo qua, secondo me, vi potrà davvero, davvero appassionare. Continuiamo con Assassination Classroom, il volume 11, e devo ancora leggerlo. Sto portando avanti anche Assassination Classroom, che è finito anch'esso in Italia. Che dire, le copertine, ragazzi, a me fa ridere, cioè sono strane, nel senso che però sono, da un certo punto di vista, originali e fantastiche, quindi ci sta. Purtroppo devo ancora leggerlo, comunque negli ultimi volumi comunque mi era piaciuto. Purtroppo è una serie che porto avanti un po' a rilento quando riesco, però adesso che ho visto che è finito in Italia la completerò il prima possibile, quindi eccolo qua. Passiamo ora a Giant Killing, il volume 7, che ho letto, mi sta continuando a piacere. Con il settimo volume si arriva quasi alla fine dell'arco narrativo dove era arrivato l'anime, che pertanto l'anime è di parecchi anni fa, quindi non è stato poi più portato avanti, ma vi consiglio di guardarlo perché a me è piaciuto tanto. Infatti ve ne avevo già parlato in un altro acquisti manga. Comunque, se non riuscite a prendere il manga, almeno date una chance all'anime, che secondo me è fatto davvero davvero bene. E del manga ci sono più di 30 volumi, quindi se l'anime arrivava solo ai primi 8, non oso immaginare cosa potrebbe succedere da qui arrivare a sono più di 30 volumi di Giant Killing. È una serie basata sul calcio professionistico, quindi per gli amanti dello Spokon direi che è il massimo, qualcosa basato proprio sull'ambito professionale che si avvicina molto alla realtà dei giorni nostri. E comunque, ragazzi, mi sta davvero davvero piacendo tanto. Eccolo qua, Shonen Jonegumi, il volume 11, che mi è stato scontato in fiera a Lucca, per fortuna, anche perché stavo esaurendo i soldi, non avevo più niente, ragazzi. Per fortuna uno della Dynit mi ha detto: dai, dammi quello che hai. Avevo un po' meno di 7,90, quindi alla fine sono riuscito a prenderlo, e devo ancora leggerlo perché poi, come vedete, è parecchio, è un bel mattone. Che dire, fino al volume 10 mi stava davvero piacendo, ragazzi. Adesso non so se ha dei cali, qualcosa, io non me ne sono accorto. Anzi, c'erano delle storie che nel 10 che erano parecchio forti, alcune molto molto belle. Quindi sono molto curioso di leggere anche il volume 11. Questa serie completa poi in 15 volumi. Adesso la terminerò anche questa. E niente, sono un po' indietro con Rocky Joe. Infatti nel mese di ottobre ho recuperato il 6 e il 7, purtroppo nel frattempo è uscito l'8 e a Lucca anche il 9, quindi sì, sono ancora indietro di due volumi, ma comunque adesso cercherò di recuperarli il prima possibile, anche perché con questi volumi qua, ragazzi, si è raggiunto un livello con Rocky Joe che definire magnifico è dire poco. Per chi lo sa, alla fine del quinto volume, che sì, ho qui sotto, vabbè, alla fine del quinto volume c'era stato un colpo di scena assurdo. Per qualunque lettore ha lasciato col fiato sospeso, e col sesto c'è stata poi la scrematura di quello che dopo era successo. Non voglio far spoiler perché è un bello spoiler. Quindi niente, Rocky Joe lo recupererò, cercherò di recuperare il tutto il prima possibile. È davvero, ragazzi, una serie fantastica. Non fatemi ingannare dal fatto che sia vecchia, cioè che sia di tanti anni fa, però, ragazzi, davvero è bellissima, recuperatela. Passiamo ora a People, il volume 8, che mi sta continuando davvero a piacere. Nel suo genere, secondo me, è una piccola perla, perché, ragazzi, per me è abbastanza originale come storia, mi sta davvero piacendo. Poi per chi l'ha letto sa che in questo volume c'è un bel risvolto di trama, succede una cosa parecchio importante per quanto riguarda i due protagonisti. Se amate il genere ecchi, questo difficilmente, secondo me, vi deluderà. Comunque, devo ancora finirlo, è completa in 12 volumi.
E non vedo l'ora anche questa di portarla a termine. I Am A Hero, il volume 4, mi sta piacendo, ragazzi. I Am A Hero è una serie, per chi lo sa, ma penso lo saprete, basata sugli zombie, e parecchio particolare da certi aspetti. E in questo quarto volume succedono delle cose particolari che dopo secondo me andranno a influenzare bene sulla trama, sul vissuto del protagonista. Quindi in questo volume qua mi è piaciuto. Le atmosfere, ragazzi, si riescono davvero a vivere all'interno di questo manga. Quindi devo portarla avanti con più frequenza. Purtroppo l'ho appena iniziato, quindi soltanto 4 volumi. Ma comunque, se amate il genere zombie e horror, questo qua sicuramente vi piacerà. Ora, ragazzi, preparatevi perché arriva una serie di recuperoni di serie colossali e amate da tutti. Quindi ve le faccio vedere e così ne parliamo. Come vi ho detto, a Lucca ho fatto sì il cosplay di Rufy, ma purtroppo io, ragazzi, con il manga sono davvero indietro. Infatti ho recuperato dal 14 al 17 di One Piece, della serie bianca. Adesso provvedevo a farveli vedere. Abbiamo qua il 14, il 15, il 16 e il 17. Comunque niente, per fortuna Luca lo scontavano di un po', quindi sono riuscito a recuperarmi questi 4 volumi. Adesso ho deciso che con One Piece cercherò di andare piuttosto avanti nel recupero, quindi non preoccupatevi. Nel frattempo è calata la luce. Comunque, altro recupero di una serie anch'essa amata da tutti, ma che al contrario di One Piece è finita, per fortuna. Quindi, come avrete capito, sto parlando di Naruto. Ho preso il volume 10 e il volume 11. Io, ragazzi, di Naruto purtroppo sono abbastanza indietro. Certo, avevo visto l'anime in TV, infatti alcune cose me le ricordo abbastanza bene, però il complesso di tutto il mondo di Naruto mi manca abbastanza. Quindi non sono del tutto ignorante sul fatto di Naruto, però sono abbastanza indietro e sto cercando di recuperare il manga, che finora mi sta piacendo, anche se ovviamente si è solo all'inizio. Sono 72 volumi, ci metterò un pochino a recuperarmela tutta. Passiamo ora ad acquisti che si potevano trovare quasi solo a Lucca di solito, cioè almeno sono stati promossi a Lucca, e di cui voglio parlare brevemente con voi. Ed ecco qua il primo di cui andiamo a parlare, che è Memento Mori di Luca Molinaro, alias Mangaka 96. Allora, come credo tutti sappiate, Mangaka 96 è uno youtuber, è riuscito, anche grazie al successo che ha avuto su YouTube, a pubblicare questo suo manga o fumetto, perché comunque alla fine si legge all'occidentale, ragazzi. E che dire, io ero abbastanza curioso, quindi sono andato a prenderlo. Pertanto questa copertina, ragazzi, davvero molto bella. C'erano tre edizioni che ti potevi prendere, tre edizioni diverse. Ti potevi prendere quella standard, ti potevi prendere quella con la sovracoperta, che è questa qua che ho preso io al prezzo di 5,90, e poi ti potevi prendere quella deluxe, che aveva molte più pagine a colori, insomma. Però io alla fine ho optato per questo, un po' per mancanza di soldi, un po' per... Alla fine ho detto, dai, prendo questa qua, che comunque la copertina è fighissima, ragazzi. Chi ha dato i colori, non penso sia stato Luca o Mangaka, insomma, a dare i colori, però chi l'ha dato, guardate anche il retro. Davvero, davvero, cioè fa una bella impressione, ecco. Allora, si diceva tanto riguardo i disegni, che fossero statici, che fossero alcuni non disegnati benissimo. E sì, effettivamente alcuni sono così, però non tutti. Cioè sì, forse alcuni sono abbastanza statici, però comunque secondo me Mangaka ha una buona visione. Cioè sa disegnare. Infatti vi faccio vedere questo disegno qua. Fa delle belle prospettive, insomma. Quindi in generale io disegni in special modo in un capitolo che è questo qua, che era nella versione deluxe probabilmente tutto a colori, perché qua si vede che i disegni sono fatti a computer, cioè rimaneggiati a computer. Quindi, però comunque i disegni non è che io li boccio, non sono dei disegni assurdi, fantastici, però secondo me sono abbastanza riusciti. Parlando invece della storia, allora, che dire, era molto nell'ombra questa storia qua quando era stato promosso il primo capitolo, che potevi leggerti il primo capitolo online, non si sapeva davvero pochissimo. E devo dire che è abbastanza originale, mi è piaciuta, ho letto questo volume più di una volta, non è affatto male. Certo, sicuramente Mangaka 96 ha preso spunto da alcuni atteggiamenti dei personaggi, alcune cose riguardanti manga
che ha letto, perché alcune parti mi hanno ricordato un po' dei personaggi che ho visto in alcuni manga, solo vagamente, però comunque la storia io la promuovo, ha secondo me anche un bel finale, nel senso è un finale che, oddio, per alcuni potrebbe risultare banale, però tutto sommato io l'ho trovato un finale bello, quindi io, ragazzi, mi sento di promuoverlo, non è chissà quale fumetto, quale manga, però comunque per essere un volume autoconclusivo io vi consiglierei anche l'acquisto, a me è piaciuto, lo promuovo. Ecco qua la copertina, che è davvero molto molto bella. Ditemi anche voi nei commenti che cosa ne pensate, e niente. Passiamo ora a Sgommate, i film che fanno salire il crimine, di Victor Lazzo 88. Per chi non lo conoscesse, Victor Lazzo 88 è uno youtuber che parla di cinema e lo fa anche molto bene, come c'è scritto qua sul retro. E praticamente questo libricino è una raccolta di 6 recensioni su carta, che ha rifatto per il libro, di film che gli hanno fatto schifo, di 6 film brutti che gli hanno fatto proprio schifo, che di cui ne parla in chiave ironica, in modo molto divertente, ed è davvero molto molto divertente. Che film ci sono qui dentro? Allora, c'è Twilight, il primo, c'è Dragon Ball Evolution, c'è Death Note, di cui adesso ci soffermeremo un attimo a parlare, e poi c'è uno generale sui cinepanettoni, e poi non ho letto perché devo ancora, come vedete dal segnalibro, finirlo. Comunque, parlando del fatto che c'è Death Note, ovviamente il film di Netflix, all'interno di questo libro, e mi ha spinto, come vi ho detto, a comprarlo. Continuo a non essere d'accordo su alcune cose che ha detto Victor riguardo questo film, perché avevo visto ovviamente anche la sua recensione su YouTube. Su alcune cose continuo a non essere d'accordo, e trovo che sì, Death Note non sia un film che è pieno zeppo di errori, ma che comunque secondo me si riesce a guardare. Però, anche se c'è Death Note, io l'ho letto tutto questo capitolo su Death Note, io, ragazzi, ho riso di gusto, cioè ho riso tantissimo, mi ha fatto morire in alcune parti, sono proprio crepato dalle risate, perché Victor ha questa, non so come chiamarla, Victor ha un'ironia tutta sua, non lo so, mi ha fatto crepare dalle risate, anche se magari non mi trovavo totalmente d'accordo su alcuni punti con lui, o certo, sulle cose oggettive ovviamente sì, su quelle più personali un po' meno, però alla fine... sono davvero contento dell'acquisto, perché è qualcosa. Rido adesso, non vedo l'ora di finire questo libro. E se conoscete Victor Lazzo 88, spero di sì, vi invito ad acquistare questo libro. Poi, ragazzi, finalmente, dopo mesi e mesi di attesa, è uscito il DVD di Your Name. Your Name è uno dei miei film d'animazione preferiti, davvero. Sarà perché quando l'ho visto avevo la stessa età dei protagonisti, ovvero Taki e Mitsuha. Sarà perché, non lo so, mi ha davvero colpito dentro. Lo ritengo uno dei migliori film d'animazione che io abbia mai visto. Non sarà perfetto, ragazzi, magari a qualcosina, però come dice qua il titolo, il capolavoro di Makoto Shinkai, secondo me. Io, ragazzi, prima di dare delle opinioni riguardo al fatto che un tale prodotto, un tale fumetto, un tale film sia un capolavoro, ci penso spesso. Ma questo qua io mi sento di definirlo davvero un capolavoro. Bene, ragazzi, direi che il video acquisti Lucca Comics and Games 2017, più anche parte del mese di ottobre, può terminare qui. Purtroppo a questo Lucca Comics non sono riuscito a prendere delle action figure, qualcosa di figo. Ma purtroppo ho dovuto spendere i miei soldi in altro, un po' per dei regali, un po' qui, un po' per i fumetti, un po' per i manga, eccetera eccetera. Purtroppo non sono riuscito ad acquistare delle action figure, anche perché quelle le poche che mi interessavano costavano un fracasso di soldi, da 70 in su, quindi lasciamo perdere. Niente, se il video vi è piaciuto io vi invito a lasciare un like e condividerlo. Mi raccomando, seguitemi anche sulla pagina Facebook che vi metto qui sotto in descrizione, dove posto anteprime varie dei video che farò, più altre cose interessanti, quindi mi raccomando, trovate il tutto in descrizione. Se non siete iscritti, iscrivetevi, e noi ci vediamo a un prossimo video.